Eco-naturale delle forme distintive delle sue installazioni. Probabilmente, per Mimmo Paladino, la focara di Novoli è proprio questo. I suoi cavalli, protagonisti fisici nella grande struttura fatta di tralci di vite, sono l'espressione della sua comunicazione e sono probabilmente una delle novità più rilevanti dell'edizione 2012 di uno degli eventi più seguiti dell'inverno salentino. Già presenti in Piazza del Plebiscito a Napoli e tra Piazza Duomo e Palazzo Reale a Milano, nella notte del 16 gennaio bruceranno in onore del santo del fuoco e degli animali, Sant'Antonio Abate a Novoli. A realizzarli in cartapesta sullo stampo originale di Paladino è un'artigiana salentina, Carmen Rampino, che da mesi lavora con dedizione e tocco artistico sui sei maestosi cavalli. Un contributo notevole ad un evento che, ogni anno, si trasforma e migliora, restando sempre ben ancorato alla tradizione che da secoli brucia nel più grande fuoco del Salento. Il mio lavoro consiste nel realizzare questi oggetti in cartapesta, quindi abbiamo iniziato nel mese di novembre e credo che andremo a finire proprio sotto i giorni della focara, perché rimane un lavoro molto impegnativo, perché tutti i pezzi poi vanno assemblati, devono asciugare molto bene, poi vanno assemblati, vanno ripresi, perché esteticamente poi si concilino con quella che è la forma originaria di Mimmo Paladino.